Ciao a tutti ragazzi! Salve a tutti e bentornati qui su Monster Hunter. Guarda qua, prendo questo. No, fermo. L'avevo crepato. No, volevo rubarli, volevo prenderli. Vabbè. Allora, abbiamo fatto un evento, che è il primo evento che facciamo in effetti. Dobbiamo però cacciare due Grandiacas. Ragazzi, allora, la verità è che in questo periodo ci possiamo dedicare veramente poco al farming e al livellaggio qui su Monster Hunter. Oh, c'è un angelo. Facciamoci i cazzi nostri, perché sì, a sto giro facciamo... non è la prima volta che per fare i pirla... Oh, guarda lì, Grandiacas, si è infilato nella caverna, vieni giù. No, gli volevo saltare addosso. Ok, mi avete spiegato nei commenti, e per questo vi ringrazio, l'utilizzo del martello in maniera un poco più appropriata di come facevo prima. Ah sì? Sì. Tipo però comunque c'è la mamma puttana. Spiega anche a me. Allora, com'è questa cosa del martello? Il tiro caricato è molto importante, ma è ancora più importante fare delle combo concatenate, tipo 1, 2, 3, 4 e mo badabam bam bam, capisci? E poi ho scoperto che posso mandare Sinergo alle stelle. È già fatto. Guardate come posso dare fastidio a Sinergo. No. Grazie a Dio è difficilissimo fare quella cosa. Però dobbiamo ancora capire se con quella cosa si riesca in qualche modo ad arrivare sui mostri. Beh, allora facciamo pulizia qua dentro, poi gliela facciamo vedere quell'azione, così capiscono di cosa stiamo parlando, che mi rendo conto che parlare di un'azione specifica mentre si fa tutta sta roba non sia proprio pulitissimo. Allora, mostriamogli la combo. Allora, vieni qui. 1, 2, 3. No, devi darmi tempo. Stai laggando tantissimo. No. Ragazzi, oggi hanno aperto i servi. Eccola! I servi? Eccola! Allora, con questa cosa si potrebbe riuscire a schizzare in testa al nemico. Non sappiamo quanto possa funzionare. Ci hanno detto che poteva essere questa cosa, ma boh. Ma tu, secondo me, sei disarcionato in cielo, quindi non ce la farai mai. Comunque, il prossimo Grandiacas che prendiamo. Però mi devi dire 1, 2, perché io mi devo... 1, 2, 3, 4, fai un altro Grandiacas, perché dentro missione poi trovi tu, no? Trovi Grandiacas, fai culo come grossa capanna di legno. Dobbiamo trovare le impronte dell'altro Grandiacas. No. È importante seguire le impronte così come fanno i cacciatori, no? Certo. Guarda questi scoiattoli, li odio. Io sono per la non violenza, quindi catturo tutti vivi. Poi li uccido. Non abbiamo ancora portato a termine una caccia con cattura, abbiamo sempre ucciso. Dobbiamo ancora capire come funzioni, perché io ho ammazzato un Jagras a colpi di rete in faccia. Di prete? Di rete. Tipo il Mosswine, l'ho portato a catturare. Fermo, aspetta, non l'ho ammazzato. No, niente, lo infastidisco molto. Vai adesso. Ora lo puoi catturare. Gli ho piantato un coltello sulla nuca. Qui è il posto del Mosswine praticamente. Lo troviamo sempre qui. E qua c'è il muschio, è tutto umido. Lui è un maiale muschiato, il Mosswine. Proviamo a salire qua. Non ho idea di dove si trovi in realtà. Grandiacas, ma secondo me siamo in una zona che non gli appartiene più di tanto. Quanto mi piace il fatto che non ci sia il danno da caduta del Monster Hunter. Eccolo. Prova. Le impronte ci sono, ma vanno da questa parte. Eccolo qua, ce l'ho davanti io. Ah, zitto. Se si ferma si prova a sparare in cielo. Eh sì, adesso sta camminando però. Sì, però mo c'è scassata la minchia, Grandiacas. Devo prenderlo in testa per... Aspetta che ti lancio, Vedi, mi posso riprendere a mezz'aria. Ok, allora bisogna allora, testarla, vai. Vai verso di lui. Uno, affanculo. Ah,
Uno, due, e vaffanculo, è difficile. Ma la mamma è una prostituta. Il figlio di prostitutazza. Vai, fallo. Vieni qua. Uno. Sì. Due. Dove cazzo stai? Vai. Uni, due, tre. Dall'altro lato mi devi spedire. Uni, due. Ma perché ti fermi a raccogliere le cose? Non sto raccogliendo, sto a affilare la coda. Se no gli arrivo in testa e che gli faccio? Due, tre. Bello. È difficilissimo. È stato bellissimo perché. Ma che cazzo si fa? È impossibile. Secondo me lo bisogna farlo quando l'animale è particolarmente fermo, cioè non quando è incazzato nero. All'inizio dici? All'inizio. Ci sono buone probabilità che si debba fare all'inizio. Prima che si indiperisca. Ok, mo sta ringoglionendo, no? Vai. No, ragazzi, erano troppo semplici per noi questi Gran Jagras. Si sono fatti proprio segare malissimo. Vabbè, però io comunque sia sono contento, sai perché? Perché un po' di loot Gran Jagrassesco non mi dà fastidio. Vabbè, se devi fare le cosine belline, sì. In realtà no, cioè non mi devo fare nulla. Mi fanno schifo le armature Gran Jagras. Cioè, sembro un soprammobile. Però magari il tuo gatto ne ha bisogno. Sì, infatti al gatto adesso gli faccio tutta una cosa di Gran Jagras. Va bene, adesso troviamo un Algernon e lo pestiamo. Non mi dispiacerebbe pestare anche un Poké, perché io mi farei volentieri un'armatura Poké. Allora andiamo a Poké. Allora niente Anjanat. Anche perché l'Anjanat ci fa un culo come una capanna, l'abbiamo già provata questa, l'abbiamo visto sto film. Qui sopra non c'ero mai arrivato. Ma dove stai? Guarda che cerco di raggiungerti, eh. Non credo che succeda quasi un meno. Però ho trovato dei grandi. Gli insetti mi stanno guidando da te. No, c'è un nido da ste parti. La scaglia di Rathalos. È un nido di Rathalos? Sì, ho raccolto una scaglia di Rathalos. Allora, fermo, stai fermo lì, non mi sballare la ricerca. Perché sto cercando di beccarti. Wow, allora posso fare un'armatura di Rathalos se vengo qui sempre. Mazza se stai inerpicato sto posto. Madonna. I Vespoid ti danno anche loro un'armatura. Sono sicuro che l'armatura Vespoid, anche se non ottima... Oh, sta tornando il Rathalos. Aspetta, devo andare a prendere la scaglia, fermo, prima che torna giù qui. Sta sopra di noi, tipo... Vabbè, perché secondo te si incazza se mi trova... Sì, si incazza. Nasconditi. Figo. Vieni via. Abbassati, stai in un cespuglio e abbassati. È bello però, mamma mia. Minchia. Ma è proprio Skyrim. Ho visto. È proprio uguale a Skyrim, sto gioco. Ok, senza. Ma sai che il fatto è che per la ricerca a noi servono le tracce. Vecchie impronte, sta pieno qui. Più impronte prendi e più ricerchi fai. Lui finché sta qui fa tutte le sue cose. Abbassati, cammina abbassato. I solchi del Rathalos. Sta dormendo. Sì. Ma quanto è bello. Gli potremmo fare uno scherzone in effetti. No. Eh? Beh, però questa è la parte in cui potremmo provare a stargli in groppa. Con la combo del martello? Sì. Vai, allora aspetta, mettiamoci dietro perché se sbaglio a prendere è finita. Aspetta, ma ce l'abbiamo una via di fuga? Sì, a voglia, ci buttiamo da sotto. Occhio, eh.
Ci provo da più qua. Vicino, più... sì, da qua. Che cazzo di volo mi fai fa? Qua, dai, avvicinati. Vai, 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 vieni, vieni, si sta alzando. No! Merda. Ok, niente, siamo andati male. Beh, male neanche tanto. Abbiamo visitato il video di... cioè il video, che cazzo sta di... il nido di un Rathalos. È stato emozionante finché è durato. Vabbè ragazzi, vi abbiamo fatto vedere... dovevamo prendere il Pukei Pukei, ma non l'abbiamo trovato. E qua per riscendere... cioè... ah no, beh, si può scivolare, quindi... e poi prendiamo questi che... grazie. Via! Andiamo! Ta ta ta, ta ta, però io sto senza passaggio. Ma questo gameplay secondo me deve chiamarsi, cioè, nel nido del Rathalos. Ma solo nel nido. Eh? Solo nel nido, perché poi siamo stati codardi, siamo scappati come la merda, ma è giusto così, perché non si deve fare l'eroe con i Rathalos. Sto tornando all'accampamento proprio a piedi. Speriamo che questa esplorazione vi sia piaciuta. La prossima volta cerchiamo di portare un gameplay in una nuova area, possibilmente il deserto magari. Sì, ci vediamo prossimamente su questo canale.